Buon pomeriggio, grazie di essere venuti. Questo pomeriggio presentiamo un'avventura editoriale che abbiamo deciso di chiamare Prima di tutto italiani. Io sono Francesco De Paolo, faccio il direttore responsabile, alla mia sinistra l'onorevole Roberto Menia, segretario generale del Comitato Tricolore, il cavalier Carlo Ciofi, coordinatore della segreteria romana del Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo. Passo la parola all'onorevole Roberto Menia. Grazie, abbiamo cercato di stare nel quarto d'ora accademico di ritardo e oltre non andare, quindi grazie prima di tutto per la vostra presenza, cercheremo di stare anche in tempi congrui, quindi essere veloci, rapidi, ma di dire ciò che riteniamo utile. Per presentare questa iniziativa che voglio sottolineare è una delle cose che abbiamo messo in campo nell'ambito del rilancio di un'associazione gloriosa che ci è stata lasciata, tramandata in qualche modo da Mirko Tremaglia, che noi ricordiamo come primo e unico ministro d'Italia del mondo, ma soprattutto padre di quella legge che rese possibile ed effettivo un diritto costituzionalmente proclamato, ma che mai aveva avuto esercizio nella Repubblica Italiana, quello cioè di fare votare per davvero gli italiani sparsi nel mondo. Questo perché? Questo nell'ottica di, prima di tutto, un grande credo. Ecco, noi ci ritroviamo in quel portato di tradizione, di storia, che è poi di lingua e di valori, che è l'italianità. Perché abbiamo voluto dare questo titolo? Che non è una cosa grettamente nazionalista o antica, come potrebbe apparire qualcuno. O meglio, vi racconterò anche come nasce. Noi ci abbiamo riflettuto, avevamo in mente una serie di titoli che potevamo dare a questa testata, che cerca di essere però una testata il più aperta possibile, cioè conscia di un'identità profonda, che quella ci portiamo dietro, l'identità, i nostri valori religiosi, che si trasformano nella lingua, nel modo di essere, nel modo di parlare, nel modo di sentire. L'italianità è qualcosa di profondo che tutti porti dietro, e che è coscienza di tutto ciò, ma che è immersa nel mondo globale, è immersa in Italia che sta nell'Europa. Come si fa a essere patrioti italiani e patrioti d'Europa nel momento in cui, tra l'altro, ci sono pulsioni fortemente antieuropeiste che derivano in realtà da che cosa? Dalla realizzazione di un'Europa che non è un'Europa che tu senti tua, perché moralmente tua, perché politicamente tua, perché è spiritualmente tua, ma perché si è realizzata intorno alla moneta, ad una serie di regole che diventano sempre più difficili anche per le nostre famiglie, come è chiaro, insomma, come come appare nel dibattito di un'Italia in difficoltà e un'Europa più oggettivamente economicamente in difficoltà. Ma dicevo, da queste riflessioni un giorno nasce questo Prima di tutto italiani, che in realtà è una citazione. Per chi è innamorato di storia patria, come il sottoscritto, come altri, e io tra l'altro mi porto dietro fieramente le mie origini istriane, vi racconterò che 100 anni fa circa, adesso celebreremo il centenario della Grande Guerra, che per gli italiani che un tempo studiavano la storia d'Italia era la quarta guerra di indipendenza. Certo, oggi siamo in Europa, oggi c'è il mondo globale, c'è tante cose, ma ripeto, essere figli di un'Italia vuol dire anche conoscere la propria storia. Ebbene, Nazario Sauro, che era un volontario di Capodistria, piccola città che oggi sta in Slovenia, ma è a 15 km da Trieste, ed è, per chi non lo sa, la città che ha dato più medaglie d'oro all'Italia in rapporto alla sua popolazione, 5 medaglie d'oro su 15.000 abitanti di un tempo, che poi si svuota al 95% in un esodo che è un plebiscito di italianità. Ebbene, Capodistria di Natale è Nazario Sauro, esistono in tutta Italia più o meno via Nazario Sauro, molti non sanno chi fosse, ma Nazario Sauro è quel splendido eroe redento che prima di essere impiccato la notte del 10 agosto del 1916, quindi una storia di 100 anni fa, nella nobile storia d'Italia, lascia una lettera a testamento a suo figlio Nino, che era il più grande, che si conclude così: tu giura, un Nino dice, e fallo giurare ai tuoi fratelli, quando avranno l'età per comprendere, che sarete sempre, dovunque e prima di tutto italiani. Allora, non è gretto nazionalismo, è una riscoperta di tante cose, ma noi che ci rivolgiamo a tutta quell'Italia che sta fuori dai confini, ci sono 60 milioni
italiani fuori dai confini, italiani, figli italiani, nipoti italiani, con radici italiane. Quindi c'è proprio un'altra Italia, che tra l'altro produce, lavora, porta bellezza, porta arte, porta economia, porta lavoro, non porta solo mafia, come dice qualcuno. Ecco, noi pensiamo a tutti questi che stanno sparsi in ogni angolo del mondo e che prima di tutto continuano a portare dietro la fierezza della loro identità. È un patrimonio che si può perdere? Noi diciamo di no. È un patrimonio da valorizzare. Come si valorizza questo patrimonio? Con la nostra cultura, con la nostra lingua, ma con la nostra imprenditoria, con tutta quell'italianità di ritorno che arriva da questo. E allora questo giornale, che noi faremo uscire mensilmente, cerca di essere una voce che incrocia pensieri, incrocia spinte, incrocia appunto quei tanti tasselli di italianità che partono tanto queste quanto dai posti più lontani e interconnette pezzi d'Italia per far crescere questa Italia, per farla crescere per l'appunto non banalmente nella retorica, ma farla crescere culturalmente, farla crescere economicamente, farla crescere negli interscambi. Ed ecco perché sviluppiamo, e poi ne parlerà il direttore di come abbiamo voluto costruire questo primo numero, poi sarà un qualche cosa che cresce, e tra l'altro noi chiediamo a tutti coloro che ritengono di portare la loro voce intelligente, libera, che abbia qualche cosa di smart, insomma, di smart lo dico, colto anch'io da dall'ulofilia su questo profilo, per partecipare a questo progetto. Chiudo questa parte che poi illustrerà il direttore Francesco, non esimendomi però da un'altra notazione. Abbiamo voluto dedicare una pagina alla vicenda, perché è difficile poi non parlare anche di quello che politicamente oggi è presente nel dibattito, al voto dei comites. È noto che la struttura attuale dei comites è vecchia di 10 anni, per cui abbiamo salutato con favore il fatto che il governo si fosse impegnato a rinnovare i comites, quindi quella struttura che fa partecipare gli italiani e le comunità italiane del mondo alla vita politico, sociale, istituzionale. Quello che però ci ha largamente sorpreso e non ci convince, anzi ci fa paura, è la modalità attraverso la quale questo avviene. Cioè, se noi sposiamo, come era giusto, il fatto di rinnovare i comites e rinnovare anche le modalità attraverso le quali le comunità italiane possono partecipare alla vita politico, sociale e istituzionale delle stesse, questa procedura, con una scopiazzatura fatta male del modello americano secondo cui tu voti se prima ti preiscrivi ad una lista di voto, in un contesto in cui quelli con passaporto italiano, quei milioni di italiani con passaporto italiano all'estero, dove sappiamo che spesso già nell'anagrafe consolare un nome su due è sbagliato, per capirci, che non sono informati di quanto accade, dovrebbero votare a dicembre, dopo essersi preiscritti entro il mese di novembre, porteranno, a mio modo di vedere, temo, ad un risultato disastroso. Se andrà bene voterà il 3%. Come dire, sotto il principio della partecipazione democratica ti lascia molto perplesso. Quel 3% saranno le truppe cannellate di patronati che sono in grado di presentare una lista, due candidati che si voteranno da soli. Avremo strutture elette che rappresenteranno, che saranno totalmente autoreferenziali e che rappresenteranno sostanzialmente loro stessi. E non vorrei che questo diventi poi il cavallo di Troia per mettere in discussione altre cose. Per capirci, ho iniziato ricordando Mirko Tremaglia che diede il diritto di voto agli italiani all'estero. Io ricordo quanto fu contrastata quella norma. Io ricordo quanto per decenni fu portata avanti quella battaglia. Io ero parlamentare di allora di Alleanza Nazionale con Mirko Tremaglia, ma ricordo i decenni in cui lottava per affermare il diritto di voto agli italiani all'estero e ricordo come molti si opponessero, con le tesi più svariate. E quella che si faceva più imbufalire all'epoca era quella che sosteneva tanto questi pagano le tasse all'estero, non si capisce perché dovrebbero votare in Italia. E mi ricordo che Tremaglia rispondeva con una battuta, diceva: allora togliamo le tasse pure ai poveri, togliamo il diritto di voto pure ai poveri che non pagano le tasse.
Io vorrei in pratica che attraverso la norma civetta di Comites, per cui queste elezioni avranno un risultato di presenze sciagurato, cioè è evidente che voterà una cosa minima, si dovesse mettere in discussione tutto il principio della rappresentanza all'estero. Perché questo, non lo voglio vedere, sarebbe inaccettabile, sarebbe una regressione di fronte a una grande conquista del nostro Paese. Voglio dire che con tutti i limiti che ha dimostrato il voto per corrispondenza, che mi sono noti, insomma, là bisognerebbe agire sulla personalità del voto, sulla segretezza dello stesso, su meccanismi che impediscano ad altri di votare per altri, questo è del tutto, su meccanismi che impediscano di fare brogli che si sono verificati, perché sono tutte cose che sappiamo, ma non buttiamo via per favore il bambino dall'acqua sporca. Ci sono paesi che stanno studiando il modello italiano per imitarlo, tanto in Europa quanto fuori Europa, e questo proprio per legare le loro comunità all'estero, alla madre patria, consci di quale tesoro rappresentino i connazionali sparsi all'estero. Io non vorrei, Dio non voglia che, ecco, accada che l'Italia, che è stata una volta tanto più avanti degli altri, è arrivata prima rispetto ad altri, andasse adesso di fronte ad una regressione che non farebbe onore né a noi come paese, e lascerebbe ovviamente coloro che ci tengono a questo patrimonio, a questo tesoro, alla loro italianità latamente intesa, perché sarebbe davvero un fatto estremamente grave. Qua io ho anche esagerato con i tempi, passo la parola a Francesco De Palo, che dirige questo progetto editoriale, oltre a tante altre cose belle che fa per il Comitato Tricolore, perché illustri il senso e il modo in cui ha iniziato questo progetto e come continuerà questo progetto, e vorremmo vada fortunatamente avanti da adesso un po' e per tanto tempo.